progetto cantiere di dinamismo sociale, una iniziativa che vede protagonisti il comune di Palagiano, una rete di associazioni con il finanziamento e il patrocinio della regione Puglia, un percorso attraverso il quale riportare alla legalità dei soggetti che evidentemente avevano assunto dei comportamenti contrari alla legge, quindi una finalità sociale davvero encomiabile, e poi anche l'importanza stessa di utilizzare in questo progetto dei beni confiscati appunto a soggetti malavitosi, soggetti legati appunto alla mafia. Ne parliamo con il sindaco di Palagiano, l'avvocato Domiziano Lasigna. Sì, abbiamo voluto partecipare a questo bando della Regione Puglia con la speranza di poter ottenere il finanziamento che poi il Comune di Palagiano, grazie alla collaborazione di queste associazioni, delle nostre associazioni che poi sono la rete sociale reale del nostro territorio, abbiamo ottenuto un finanziamento che ci permette di istituire una vera e propria scuola d'antimafia. Il progetto madre Regione Puglia è proprio intitolato Cantieri d'Antimafia Sociale, un progetto che serve ad educare un gruppo di giovani che vorranno, con età compresa tra i 13 e i 18 anni, vorranno partecipare attraverso bando pubblico e selezione pubblica a questa scuola. Ecco, un laboratorio d'antimafia dove saranno trattati principi fondamentali della cultura antimafia, a cui chiaramente il Comune di Palagiano, questa amministrazione, si ispira e soprattutto prova a divulgare attraverso ogni canale. Questo è stato un canale straordinario perché ci permette di istituire un luogo che diventerà appunto un laboratorio di insegnamento dell'antimafia. Angela Liverano, assessore ai servizi sociali del Comune di Palagiano, una iniziativa volta al recupero, una finalità sociale encomiabile che vede insieme, unite, due realtà, quella istituzionale dell'ente Comune di Palagiano insieme ad una rete di associazioni. Questa sinergia appunto tra mondo del volontariato, dell'associazionismo e istituzioni appunto. Buonasera a tutti, grazie. Sì, diciamo che dopo due anni siamo riusciti a far partire questo bellissimo progetto. È stato uno dei primi progetti che insieme all'amministrazione Lasigna abbiamo presentato presso la Regione Puglia ed è stato bello ed entusiasmante soprattutto scriverlo tenendo presente un obiettivo. I protagonisti di questo progetto devono essere i ragazzi, e lo saranno. Sono ragazzi in età compresa tra i 13 e i 18 anni, sono ragazzi che vivono la preadolescenza e l'adolescenza, che diciamo, io vengo da un mondo che è quello dei servizi sociali, ma per 10 anni ho lavorato nel settore, quindi so perfettamente che questa è la fase più importante di questi ragazzi, quindi vogliamo lasciare comunque in loro il ricordo di un progetto bello, e la presenza delle associazioni deve fare da stimolo affinché la politica insieme all'associazione possano creare qualcosa di buono. E ascoltiamo ora il coordinatore del progetto, Donato Gigante. Il progetto è finanziato dal bando regionale della Regione Puglia Cantieri Innovativi Antimafia. È un bando che prevede il protagonismo dei giovani destinatari, sono attività rivolti a minori di 18 anni, andremo a lavorare con i ragazzi cercando di creare una nuova cultura della antimafia sociale, cercando di instaurare già nei giovani destinatari l'idea della possibilità di una nuova economia, di una nuova vita, di una vita differente da quella proposta dal circuito della criminalità. È un progetto che prevede attività formative in diversi settori, andiamo dall'economia circolare, all'economia del turismo, all'utilizzo corretto dei social media, per arrivare poi a portarli a un percorso di inserimento lavorativo. Quindi giovani ragazzi dai 13 ai 18 anni che verranno formati, coprogetteranno le attività, perché fondamentale in questo progetto più che in altri è la coprogettazione, quindi il protagonismo dei giovani destinatari. Arriveremo ad accompagnarli all'inserimento lavorativo e a riutilizzare a favore della collettività il bene confiscato alla criminalità presente qui su Palagiano, che il Comune di Palagiano sta già ristrutturando per renderlo fruibile non soltanto per i destinatari
odierni del progetto, ma per la collettività intera di Palagiano.